Luca Santi, vice allenatore dell'Athletic. Luca, possiamo dire che con un primo tempo diverso il risultato sarebbe stato differente? Ma sì, dai, abbiamo secondo me regalato il primo tempo e abbiamo preso gol su una ripartenza al 45esimo del primo tempo, quindi a tempo scaduto, e quindi abbiamo compromesso un po' il risultato finale, anche se secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo spinto, abbiamo creato e ci è mancato solamente il gol. Però rendiamo merito anche a una squadra, la squadra avversaria del Sala, che secondo me è una buona squadra, e quindi niente, ripeto, se non regalavamo forse il primo tempo, il risultato finale poteva essere diverso. Una costante delle ultime partite, nelle difficoltà l'Athletic ha tirato fuori il carattere. Sì, lo sappiamo, veniamo da un momento non facilissimo da un punto di vista delle presenze, dal punto di vista degli infortuni, dal punto di vista delle squalifiche. Cerchiamo di adattare i giocatori ad un ruolo che non è proprio il loro, però mi è piaciuto lo spirito è stato buono. Ripeto, se non regalavamo il primo tempo, non prendevamo gol quasi a tempo scaduto, poteva essere un'altra partita, però abbiamo perso contro, secondo me, un'ottima squadra. Davide Casadei, centrocampista dell'Athletic. Davide, con un primo tempo giocato meglio, forse il risultato sarebbe stato diverso? Sicuramente è partita dai due volte, abbiamo regalato completamente al Sala il primo tempo, niente da dire, vantaggio loro meritato, poi secondo tempo, spinti dalla voglia di provare a rimettere in piedi la partita, sicuramente l'abbiamo giocato con più foga, con più nervosismo tra virgolette, ma non ce l'abbiamo fatta. Però il carattere dell'Atletica è venuto fuori anche oggi nel secondo tempo. Il carattere è venuto fuori, sicuramente questa è una squadra che ha carattere, il problema è che il carattere in una partita di calcio lo devi mettere per 90 minuti e purtroppo facciamo il mia colpa, perché per 45 minuti non basta, è inutile nascondersi dietro a un dito. Le assenze hanno provocato danno oppure non ci possono essere scuse? Ma è una squadra che, come abbiamo visto anche nelle altre domeniche, sia con Riccioli che con Mondaino, riesce a sopperire anche alle assenze. Ripeto, secondo me il problema oggi è stato solo ed esclusivamente il fatto di non essere entrati con la testa giusta il primo tempo. Massimo Bartolini, allenatore del Sala. Mister, è stata una partita molto combattuta. Molto combattuta, sì. Campo pesante, venivamo comunque con una squadra buona, anche se la classifica non gli diceva, secondo me, i valori che veramente hanno. La classifica sono un po' indietro, però onestamente è una gran bella squadra. Bene il primo tempo, secondo me noi potevamo anche forse chiudere con un gol in più di vantaggio, onestamente. Poi secondo tempo sono venuti fuori loro bene, ci hanno fatto sto gol e gli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto un po'. Però in contropiede ripartivamo bene, però secondo me il risultato alla fine ci premia di una buona prestazione nostra. Insomma, fuori casa, venendoci a giocare a viso aperto con una squadra come loro, secondo me siamo stati molto bravi. Insomma. Cosa le è piaciuto della sua squadra? Su cosa invece prende spunto per lavorare in settimana? Della buona squadra, secondo me, lo spunto buono è stato che comunque tutti si sono sacrificati, hanno corso ognuno per il compagno, con umiltà, perché noi comunque i valori nostri sono questi, siamo una squadra neopromossa, sappiamo che la classifica per salvarci insomma ancora lunga, e quindi noi i nostri valori sono questi, ce la giochiamo tutti, sono un gruppo molto fantastico di cui posso lavorare bene, e da cui prende spunto quando si vince, però c'è sempre da migliorare, anche perché abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti, cosa che non deve succedere, però bisogna dare il valore anche agli avversari. Alberto Vernocchi, attaccante del Sala. Alberto, una doppietta molto importante perché ha dato alla tua squadra la vittoria. Sì, una doppietta importante, tre punti fondamentali per noi per raggiungere la salvezza, che è il nostro obiettivo, e niente, avanti tutta, andiamo avanti così. Che partita è stata? Partita di sofferenza. Primo tempo bene, il campo ha tenuto di più, poi nel secondo tempo invece è stata più tosta e giustamente voi siete venuti fuori, però siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Grazie Alberto. Grazie a voi.